Sabato 4 dicembre 2021 nelle sale nobili del Palazzo Ducale di Massa è in corso l'inaugurazione della mostra dal titolo Le stanze del tempo e della vita, ne è autrice la pittrice Maria Rita Vita che con questa mostra torna nella sua città, nella città di Massa con un omaggio esplicito alla sua terra, alle sue origini, al suo DNA. Insieme a me c'è Gianni Lorenzetti, presidente della provincia di Massa che in questo Storico palazzo a sede insieme alla prefettura e che ha concesso queste stanze per questa mostra che sarà l'evento clou delle prossime festività natalizie. Sì, sono molto lieto di ospitare la nostra Maria Rita Vita. L'abbiamo vista qualche anno fa a Montignoso, io faccio anche il sindaco di, 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 quel, di quello straordinario paese e, e lì l'ho vista muovere i primi passi e oggi la ritroviamo qui nel sale nobili di Palazzo Ducale che abbiamo restituito alla città. Uno sforzo che ho fatto in questi cinque anni, queste erano le sale dove eh, presiedeva il Presidente e la Giunta e dove c'era tutto lo staff del Presidente. E in seguito al mio arrivo abbiamo deciso di liberare le stanze per la città, restituirle al pubblico, restituirle agli artisti, restituirle ai presentatori di libri. Eh, è stata una cosa bellissima e, e anche quest'anno. Dopo la pandemia, che ci ha purtroppo costretti a fermarci per un periodo abbastanza lungo, riprendiamo con questa mostra bellissima. E quindi invito tutti coloro che possono, nel periodo natalizio, venire a vedere le bellezze di Palazzo Ducale, ovviamente, questa mostra straordinaria di questa artista che è cresciuta molto e che ci consegna una storia in un percorso. Eh, straordinario ogni sala ci racconta un pezzo di un'epoca e della vita eh, quindi do il benvenuto a tutti e, e nelle sale nobili di Palazzo Ducale e allora per suffragare quanto ha detto poco fa il Presidente vi ricordo che la mostra si concluderà il 31 dicembre sarà aperta con ingresso libero dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 nel fine settimana sarà aperta dalle 10 alle 13 e nel pomeriggio dalle 16 eccezionalmente Fino alle 21. Vedete il presidente che impugna il catalogo che i visitatori troveranno in distribuzione gratuita appunto venendo a visitare la mostra fino al prossimo 31 dicembre. Il sindaco di Massa Francesco Persiani ha inaugurato ufficialmente pochi minuti fa la mostra, lo vediamo qui accanto a Maria Rita Vita. Eh, Maria Rita Vita è stata definita non solo una pittrice di massa, ma una pittrice espressione del territorio di massa, interprete soprattutto con la sua arte particolarissima della storia, delle tradizioni, dell'ambiente, di, diciamo del DNA di questa città e del suo territorio. Sì, oggi siamo molto orgogliosi di poter ospitare in questo Palazzo Ducale, ospite della provincia, che ringraziamo, eh, una bellissima mostra. È una mostra di una, posso di una persona che conosco da, da tanti anni e che reputo un'amica. Una cara amica alla quale dobbiamo riconoscere grande sensibilità. Grande creatività, una sensibilità che però le consente di spaziare dall'energia da, più gioiosa anche a eh, momenti di riflessione più intima che eh, producono delle opere d'arte che tutti oggi qui finalmente possiamo apprezzare nella sua città, la sua città natale. Eh, lei ha già eh, svolto tante mostre in giro per l'Italia, per fortuna anche all'estero, che l'anno stanno affermando sempre più come un'artista eh, attuale, un'artista contemporanea, ma un'artista che può attraversare tutte le epoche come ci sta di mostrando proprio la rappresentazione di questa mostra grazie anche alla spiegazione che la curatrice ci ha potuto fornire e che abbiamo apprezzato, quindi questo passaggio dal Medioevo spirituale al Rinascimento è anche al momento più eh, di profonda riflessione nell'ultima stanza con questa Croce Bianca e questi eh, quadri più eh, rivolti. Alla una riflessione dovuta anche all'epoca in cui ci stiamo, eh, stiamo vivendo. Eh, io non posso che ringraziare Maria Rita perché eh, non soltanto porta avanti il nostro territorio, lo rappresenta, rappresenta le capacità all'arte. Eh, ma soprattutto perché ha voluto anche eh, onorarci con, la, con questa mostra, eh, dando possibilità a tutti noi di poterne godere appieno. Quindi, noi come amministrazione le siamo vicini, la ringraziamo e continueremo a sostenere lei come tanti altri artisti del nostro territorio che meritano veramente tutto il sostegno delle istituzioni. Maria Rita, tu poco fa, eh, di fronte a questo pubblico folto di tuoi concittadini, hai detto questa città e questa terra mi hanno dato tanto, con questa mostra pago il debito che ho nei confronti di questo territorio, gli restituisco tutto quello che mi ha dato, filtrato dalla mia anima d'artista. Allora, restituire tutto quello che mi ha dato questo territorio sarà per me una cosa impossibile, è come dover restituire il bene che ti dà un genitore. Un figlio, purché ami un genitore, mai riuscirà a dare quello che il genitore gli, gli, gli ha donato. Però eh, la gratitudine sì. Io dipingo con questi colori, eh, la mia paletta cromatica è composta del, del mio mare, dei miei monti, delle acque, che l'acqua è vita. E di tutto ciò di cui mi sono nutrita dalla fanciullezza fino ad oggi, e per me sarebbe un, una cosa bruttissima dovermi separare dal mio territorio. Eh, ho soggiornato all'estero, ma sempre per brevi periodi, perché ho le radici molto, molto profonde. E se non fossi nata in questo posto, non sarei mai riuscita a dipingere con questo alfabeto cromatico: mai. Questo alfabeto è il mio paesaggio interiore, però il mio paesaggio interiore coincide col paesaggio dove sono nata cresciuta e, e mi sembra però che ci sia molto anche del carattere apuano carattere sì, diciamo, anarchico possiamo sì, dire Sì, sono abbastanza libero, determinata <ride> non è da tutti i conformismi sì, non è essere sovversivi ma essere se stessi e credo che volere non... È abbastanza potere, non sempre, perché a volte le cose che si vogliono non dipendono completamente da noi, ma se si crede fermamente in una cosa si possono raggiungere dei traguardi. L'arte mi ha permesso di raggiungere dei traguardi, ma non fine a se stessi nell'arte, ma perché l'arte è un mezzo per poter esprimersi a voce alta, a gridare in modo pacifico a intervenire nel sociale, a poter aiutare anche chi è in uno stato di, di necessità e di bisogno. L'arte è un ponte tra i popoli, deve unire, non deve dividere, così come un, l'unica barriera che non separa è la natura, perché nella natura sono presenti tutti gli elementi e non c'è un elemento che disturba un altro elemento, è un'armonia un generale e finché i popoli non prenderanno spunto dagli elementi della natura il mondo non avrà mai pace. Con la dottoressa Luisa Pavesio, curatrice della mostra insieme a Maria Rita Vita, ci siamo spostati nella terza sala che compone la struttura della mostra. È una mostra che nella presentazione la dottoressa Pavesio ha spiegato nei suoi significati, ora lo farà ovviamente in maniera molto ridotta per i nostri telespettatori perché è stata una presentazione esaustiva. Siamo entrati proprio nel eh, progetto che è nato dalla collaborazione con Maria Rita Vita di scegliere se dialogare con la storia di questo palazzo in maniera conflittuale o in maniera eh, diciamo in sintonia con eh, non solo il passato, ma anche l'attualità, perché questo non è un palazzo morto, ma un palazzo che ogni giorno vive della vita dei massesi. Allora, vogliamo spiegare e anche perché abbiamo scelto questa terza stanza, perché chi conosce attraverso i nostri servizi Maria Rita Vita potrebbe rimanere un po' sconcertato dalla visione non tanto energetica, vitale, cromatica, esplosiva come eh, quella che troviamo nella sala che ci accoglie e che ci riporta ai suoi climi. Qui si risente molto della pandemia, del momento luttuoso che tutti noi abbiamo vissuto. Certo, come dicevo nell'introduzione, era stata scelta la contemporaneità e per noi contemporaneità ha sempre significato ehm, sì, tecnologia, acciaio, materiali freddi, freddezza. Ma in questo periodo la freddezza veramente è qualcosa che anzi non ci tocca minimamente più. Eh, abbiamo vissuto e stiamo vivendo ancora un periodo di eh, enorme angoscia e questa angoscia eh, si è trasferita proprio eh, soprattutto nella croce, perché la croce è un simbolo da un lato di sofferenza. Dall'altro è di speranza, e quindi di speranza di riscatto, di rinnovamento, e nello stesso tempo anche eh, l'origine della nostra civiltà occidentale, che è qualcosa che eh, sicuramente ci ha segnato, ci segna e ci accompagna. Maria Rita, mh, come ha detto la dottoressa, questo rappresenta un periodo produttivo tuo mh, fortemente marcato dalla pandemia, però. Chi ti conosce e nessuno ti conosce meglio di te stessa potrà rilevare. I prodromi, i sintomi, i premonitori della tua precedente forma di espressione artistica, anche in queste opere che sembrano lontanissime dalle altre. Ce li vuoi magari evidenziare i tratti, i significati, i simboli. Sì, allora, questa croce l'ho dipinta perché molti pensano alla croce in questo periodo, soprattutto c'è bisogno di speranza, c'è di luce, c'è bisogno di un qualche di un qualcuno, di una forza potente che ti aiuti ad andare avanti. La croce, eh, a volte si dice, Oh, Dio ho una croce, no? E è vista come una cosa da sopportare, come un peso, come un dolore. Invece la croce, ed è bianca per questo, perché il bianco è la somma di tutti i colori e è la luce. La croce è vista da me eh, come la libertà, la via d'uscita e la. Una cosa a cui ti puoi sempre agganciare, tu nel portare la croce sei libero e questa croce eh, non a caso è una croce, eh, lavora di legno come quella su cui è stato crocifisso Nostro Signore: però è una croce dipinta completamente a mano in tanti tipi di bianco, proprio. Per rappresentare che ci sono tanti colori dentro, anche se il colore poi in definitiva è unico, ma è dipinta a 360 gradi su tutti i lati perché la croce è per tutti. Quindi eh, è una croce particolare, non si vede solo da un lato, ma ci si può girare intorno, <coughs> come la forma del, del mondo, praticamente. No? La, la sfera e poggia su un marmo nero perché. Richiama il Monte, il Monte Calvario, ho scelto il portoro perché queste venature di oro si avvicinano un po' alle striature della mia pittura, ma nel contempo eh, rappresentano anche eh, il sangue versato da Cristo per l'umanità e e non è un sangue rosso, ma un sangue color oro, perché è prezioso e ci, e ci ha riscattato tutti. Quindi una croce per tutti, ma una, una croce che significa una risurrezione: è un legno in fiore, è un legno pieno di vita, il sacro legno di vita ed amore, come cantavamo una volta nelle nostre chiese. Oltre ai rappresentanti delle istituzioni, tantissime persone, lo state vedendo, e tante persone che a livello professionale hanno collaborato e collaborano con Maria Rita Vita, che vorrei presentasse anche ai nostri telespettatori, come ha fatto poco fa col pubblico nel salone del Palazzo Ducale. Sì, grazie Fabrizio. Ho il piacere stasera di avere qua in mostra un carissimo amico e noto scrittore, l'ingegner Giancarlo Perazzini, eh, il quale. Scrive da, da tanto tempo e ho avuto l'onore di illustrare per lui la cover del suo romanzo Omicidio dell'anima. Stasera vorrei, visto che è in una mostra di arte, leggesse un brano di uno dei suoi libri che ha scritto e in cui ci sono le tre porte Ha scritto e ci sono delle pagine in cui viene narrata la mia mostra a Berceto nel 2000, 2011 nella villa di Via Divisione Iulia. Leggerà questi, questi brevi passi insieme alla dottoressa Monica Garruzzo. E ascoltiamo Giancarlo, grazie. Ah, approfitto inoltre di ringraziare anche il gruppo delle Shams che ha danzato e ha introdotto questo quest evento. Grazie. Nella notte tra il 20 e il 21 agosto 2011, nel centenario del furto della Gioconda, un'esposizione di dipinti risinimentali diventa sede di misteri e delitti. Il dipinto più prestigioso scompare e una donna viene trovata morta nell'edificio. Marco Antonio Guerrieri indaga tra le colline parmensi e scopre verità sorprendenti sul presente e sul passato. Guerrieri restò lì immobile per alcuni secondi, poi si scosse e si diresse verso la villa che ospitava la personale di pittura della sua amica Maria Rita. La stessa struttura dove lui qualche settimana prima aveva presentato il suo ultimo romanzo. Maria Rita era appena arrivata e stava armeggiando nella capiente borsa quasi certamente per cercare le chiavi della porta d'ingresso della villa. Oh Marco, che bello vederti. E Flavio ragazzi, dove sono? Sono solo, poi ti spiego. Davvero? Ho venduto tantissimo e tanti altri mi hanno ordinato dei quadri a soggetto. Ti sono veramente grata di avermi presentata ad Alessandro. Ma a proposito, l'hai visto? Eravamo d'accordo che mi avrebbe fatto da guida durante la visita alla sua mostra. Sai, l'ultimo quadro arrivato, il Guido Reni, non l'ho ancora visto. E allora dovrei aspettare ancora. Quel dipinto è sparito nella notte. Come sarebbe a dire che è sparito? Sparito, volatilizzato, non c'è più. Ma Scusa, ma di notte non veniva riposto nel cavò? È proprio dal cavò che è sparito. E come hanno fatto a entrare? Ma in verità pare che non sia entrato nessuno. Quando è suonato l'allarme e sono arrivati i carabinieri, il portone d'ingresso, le finestre e le porte del cavò erano chiusi. Allora è stato portato via prima in orario di visite? Impossibile, ogni quadro è stato di allarme. Eppure non c'è altra spiegazione, a meno che non si voglia considerare l'ipotesi che a prendere il dipinto sia stato colui che aveva le chiavi, e cioè sarebbe il suo amico. Sarebbe stato impossibile anche per lui. Non basta avere le chiavi, c'è l'allarme con doppio codice al portone, c'è l'allarme della porta del cavò. Ma mi pare che avessi detto che l'allarme era infatti scattato. Sì, ma ci sono telecamere ovunque, non sarebbe passato inosservato neppure un moscerino. Beh, di notte, ma quando la mostra è chiusa? Ma di giorno, nella confusione, è più facile passare inosservati. Mm, forse portarlo fuori, sì, ma era impossibile appropriarsene senza far scattare l'allarme, senza contare che una telecamera riprendeva costantemente ogni dipinto. Oh, senti un po', io sono solo una pittrice, l'investigatore sei tu, e dunque arrangiati. <ride> ma dai, non te la prendere. Almeno tu hai espresso delle idee. Io non ne ho maturati neppure una. Beh, Caspita, è grave, ti toglieranno il caso. Il caso? I casi. Nella notte c'è stato un omicidio. Un omicidio a Berceto? Oddio, ma non ci posso credere. Chi hanno ucciso? Eh, ma De Caro, l'avrai conosciuto anche tu perché collaborava con Alessandro alla gestione della mostra. Quella bella signora mora sui 50, molto attraente. Mi dispiace tanto. Le avevo parlato poche volte, ma mi aveva ispirato da subito una grande simpatia, e non solo perché aveva espresso dei giudizi fin troppo lusinghiere nei miei confronti. Che peccato e che brutta cosa, E ma chi può averla uccisa? Senza dubbio qualcuno che aveva interesse a vederla morta. Già, fin troppo vero. All'interno dell'inaugurazione del vernissage di Maria Rita Vita, di queste stanze del tempo e della vita. C'è anche stato il gradito incontro con due scrittori, due scrittori con cui l'esistenza della vita si incrocia, perché la pittrice ha in pratica ceduto il motivo di un quadro a due libri, uno l'abbiamo visto, Perazzini con omicidi dell'anima, adesso vediamo Isabella Pileri. Con schegge di memoria. Schegge di memoria ha avuto il premio Rive Gauche a Firenze. A questo libro ne sono seguiti, due precedevano e due seguono. Oggi l'avevamo invitata anche per leggere una pagina, adesso si è molto disperso il pubblico, dal costruttore di Clessidre, che è un giallo. Eh, però dello stile di Isabella, cioè lo stile Aussinois, quindi un giallo con sentimento potremmo definirlo. Quella stessa mattina di giugno, poche ore prima, Milano. La porta scivolò sui cardini con lentezza eterna, poi si richiuse con uno scatto, distraendo Baglioni dai suoi cupi pensieri. Una di quelle volte che nella vita alcune situazioni si aprono lentamente di fronte a noi e noi le crediamo destinate a durare per sempre, ma subito, senza preavviso, si richiudono per lasciarci fuori, come la serratura dell'ufficio il giorno del licenziamento. Buongiorno, detective. Baglioni sorrise mestamente, mostrando la fila di denti bianchi, grandi, forti. Anche la donna lo ricambiò con un sorriso altrettanto mesto, che si spense subito sulle sue labbra, facendo intravedere un incisivo di ceramica macchiato di rossetto. Nonostante fossero le nove del mattino, nessun ticchettio di tasti o di tacchi venne a rompere il silenzio pesante dell'agenzia semideserta. Ecco, in questo libro eh, Isabella torna al suo protagonista che è eh, il detective Baglioni, un tipo un po' pigro, eh, un po' pieno di problemi, ma estremamente, ehm, estremamente acuto quando si tratta di risolvere i casi. Prego. Vi leggo un'altra parte, il diario di Maria, stesso giorno, 21 luglio, qualche ora dopo. Nella cucina si spandeva una fredda luce al neon. Seguivo con gli occhi il grande coltello da carne, inadatto a tagliare le verdure. Zac! Una per Arestes. Zac! Una per Paul. Zac! Una per la morte. La linfa delle verdure sanguinava verdognola sopra il legno. L'unico rumore era quello netto e reciso della lama. Una piccola testa di porro schizzò sulla plastica nera. Zac! Tenevo immobile sul tagliere la testa pallida del secondo porro e le mie unghie, lunghe come le avevo lasciate crescere, penetravano nella pelle della verdura. I teneri capillari in cui un tempo era passata la linfa prima che l'ortaggio fosse cavato dalla terra e le radici strappate si spaccarono. Zac, una per Funero. Zac, una per Paul, zac, una per la morte.